appassionate e appassionati di pallavolo, la visione ascolto, ben ritrovati su Rovesi.it. Questa settimana vi offriamo la sfida importantissima della Tecno Switch New Volley Ruvo, apposta in casa tra le mura della Pallavolta al Giovinazzo, squadra che ha 27 punti in classifica e che punta alla conquista del quarto posto matematico. Invece l'obiettivo per la Tecno Switch, quello di arrivare al secondo posto, ci può riuscire dopo l'incredibile sconfitta in quel di Foggia della Molfetta, per cui scelte logiche e sportive che si intrecciano in questi ultimi incontri di regular season. Tecno Switch e New Volley Ruvo, certa della partecipazione ai playoff, potrebbe arrivare seconda, andare a giocare la sfida con la prima in classifica dell'altro girone. Chi vince va in Serie C, la perdente invece avrebbe un'altra chance con il fattore campo dalla propria contro la sfida tra terza e quarta. Quindi insomma davvero una gran bella chance per le ruvesi, che cominciano subito forte. 3-0 il punteggio qui tra le mura amiche. Una Ruvo di Puglia che a livello sportivo può togliersi tante soddisfazioni con le proprie squadre. Arriva il primo punto intanto del Giovinazzo, un coach incerti, subito in piedi a incurare le proprie ragazze. Da destra verso sinistra attaccherà nel corso di questo primo set la formazione ruvese. Seguiamo questo attacco con De Pierro, poi il tentativo da parte di Giovinazzo di sorprendere con una palla corta, si rigioca dall'altra parte con De Lucia che la rigioca dall'altra parte. Giovinazzo non affonda il colpo, chance ancora per la De Lucia, trova il diagonale vincente e il 4-1 come punteggio in favore delle ruvesi. Adesso in battuta ci va Galantino, maglia numero 18 per lei. Ruvesi che provano a tracciare subito il solco in questo primo set, non vuole lasciare nulla alle avversarie, l'importante è vincere. Anche al quinto set sarebbero comunque due punti che consentirebbero alla squadra ruvese di sopravanzare in classifica le molfettesi. Occhio ancora alla Tecno Switch che si fa sentire, piazza ancora un colpo ma in difesa, si difende con Di Pierro, la rimette dall'altra parte Galantino, attacco ancora per Giovinazzo, murata e ancora un salvataggio della capitana Shankalepore. De Lucia affonda il colpo in una zona dove c'è Maldari, capitano del Giovinazzo. Si rigioca, Galantino alza, perde Lucia, palla fil di rete. Giovinazzo ha qualche difficoltà nel controllarla, bisogna rimetterla dall'altra parte, lo fa con Cervelli. Di Pierro, Galantino alza ancora, perde Lucia, sempre rete. E adesso può rigiocare Tecno Switch, nuovo attacco, stavolta si va da Shankalepore, tenuta molto bene da Giovinazzo, scambio infinito, arriva poi l'attacco out, il punto Ruvo. Potete ben comprendere come sia, dai ragazze, forza! Forza Ruvo! Molto equilibrato questo match. Coach Bruni in panchina per Giovinazzo. Ognuno gioca per obiettivi ben distinti. Ruvo ha la certezza di non finire al quarto posto, ma carezza il sogno del secondo. E allora attacca con Natalicchio. Ancora Cervelli, poi Galantino. Di Pierro, sempre Shankalepore. Punto numero 6 per la Tecno Switch. Adesso va come un treno la formazione di casa. Maglia rossa, pantaloncini blu. De Lucia al servizio. Ancora il libero di Giovinazzo, la Crismale a ricevere. Il muro si fa sentire in casa Ruvo. De Lucia in backer. Poi l'attacco di Natalicchio. Adesso bisogna lavorare lì sotto rete. Galantino, ancora Natalicchio. Altro attacco, stavolta un po' più corto.
Giovinazzo ha la chance di attaccare, Matrice in rete, allora 7-2. Tecno Switch partita davvero come un treno in questo avvio di primo set, sempre De Lucia in battuta. È una rotazione che sta mettendo in grosse difficoltà la squadra ospite, soprattutto perché alzando il muro c'è il duo Sciancalepore e Marinelli che si fa sentire. Non ce n'è bisogno in questa circostanza perché c'è attacco vincente, la battuta vincente di Sonia De Lucia. Riattacca ancora, 8-2 il parziale. Giovinazzo si salva, prova come può. Pasticcio in ricezione. Ne arriva il punto numero 3, 8-3. Giovinazzo ci prova, Di Pierro tiene in ricezione, Galantino alza per Natalicchio, fa Natalicchio, lungolinea vincente, 9-3. Siamo nel corso del primo set, prova subito a partire forte la squadra ruvese, ora Marinelli in battuta. Ancora il bunker. Ancora a lavorare lì con Bernardi sotto rete. Natalicchio la rigioca, non vuole correre rischi. Seguiamo l'attacco del Giovinazzo. Murato ancora, allora Galantino la rialza. De Lucia in bunker, sempre Natalicchio. Qualche passo e comunque il suo lungolinea è efficace. Giovinazzo la rigioca con un bunker dall'altra parte. Galantino alza, Bernardi attacca. Miracolo poi della Cervelli. Galantino alza, stavolta per Natalicchio. Lavora bene il muro del Giovinazzo che può contrattaccare, ma c'è il miracolo di Marinelli. Sciancalepore passa tra le mani del muro, punto numero 10. Davvero come un rullo compressore la squadra ruvese, 10-3 il parziale. Si va con Marinelli adesso in battuta. Davvero una squadra che è cresciuta, quella ruvese, costantemente. C'è un tocco a muro, dice l'arbitro. Punto numero 4, allora per Giovinazzo. 10-4. Rientra il libero ruvese. La Di Pierro. Fuori Marinelli. De Lucia in ricezione. Galantino, un po' complicato questo pallone per Natalicchio. Ai limiti dell'invasione. Poi il bunker del Giovinazzo finisce abbondantemente fuori, 11-4. Le difficoltà della squadra ospite in ricezione sono tante. La Sciancalepore ne approfitta, 12-4. Solco tracciato nel corso di questo primo set, vantaggio che adesso va amministrato fino in fondo. Per partire subito con il set di vantaggio nel corso di questo match. Adesso abbondantemente fuori la palla di Sciancalepore. Punto diretto sul servizio per quel che concerne la squadra ospite, 12-6. Ancora servizio complicato, la tiene la De Lucia. Sciancalepore alza per Natalicchio in bunker dall'altra parte. Ora Di Piero si fa sentire, sempre Natalicchio, tenuta adesso, sta giocando molti più palloni della De Lucia con i due bracci armati della squadra ruvese, che come detto è cresciuta di settimana in settimana, sperando davvero quello che potrebbe essere davvero un miracolo. Ora Natalicchio al servizio, 13-6 il parziale. Giovinazzo difende. Bernardi. Va la De Lucia. Mani out. E allora 13-6, l'avevamo chiamata.
C'è il time out adesso, ospite. Si riprende a giocare. 14-6, diventa subito 15-6 per merito del servizio diretto della Natalicchio. In ricezione grossi problemi per la squadra ospite, che prova a fare quel che può. Ancora Natalicchio, non un bel modo di certo per rientrare dal time out chiamato dalla propria allenatrice. Ben due errori in ricezione e il vantaggio che aumenta. Adesso sono 10 punti di differenza tra le due squadre, ma dato che lo switch, un rullo compressore, entrata in campo determinata, un gran gruppo. Ancora Natalicchio, un altro bolide. Giovinazzo ha la forza di contrattaccare. De Lucia, ma c'è l'invasione fischiata. Punto numero 7 per Giovinazzo. Era complicato per la numero 19 riuscire a tenere vivo quel possesso. Natalicchio, l'invasione, ospite, 17-7, sempre 10 punti di differenza. Bernardi adesso in battuta. Ciancalepore, Galantino per De Lucia, braccio armato. Punto numero 18 per la Tecron Switch. È andato a prendere l'angolo non difeso dagli avversari. 18-7 sempre Bernardi adesso. Giovinazzo continua ad avere problemi di ricezione. Tecron Switch che attacca facilmente, ma Marinelli stavolta viene murata. Misurelli su il muro. Galantino adesso ancora sotto rete. De Lucia, Giovinazzo si difende come può, contrattacca e De Lucia fa un miracolo in difesa. Giovinazzo ne deve riattaccare un'altra, stavolta la mette a terra. 18-9. Battuta out, chiamata subito prontamente da coach Incerti. 19-9. Il muro della De Lucia. 20-9, si esalta. Senza grossi problemi. Fila liscio questo primo set. Giovinazzo fa fatica davvero già in ricezione, tutto diventa complicato. Ciancalepore sistema tutto dall'altra parte. Occhio all'invasione, fischiata dall'arbitro. 21-9. Inerzia del match totalmente favorevole. La squadra ruvese, Galantino aiutata dalla rete. E poi sbarra la strada per l'attacco ancora del Giovinazzo. ...22-9... De Lucia per Galantino, che alza per Marinelli, tenuta da Misurelli a rete. Ciancalepore, Galantino per De Lucia, attacca e diagonale e lungo linea vincente per la De Lucia. 23-9, due punti dal primo set.
Ace 24-9, ci sono 15 palle set. Non si è fidata di prenderla la Crismale. Territorio beffarda da parte della Galantino. Sistema tutto lei, primo set a casa, 25-9. Tutto pronto per questo secondo set, campionato di Serie D di pallavolo, giunta all'ultima giornata di regular season, poi la fase playoff ad orologio darà vita a un finale di stagione molto molto interessante. Tecno Switch avanti un 7-0 con Giovinazzo, è davvero a un passo dalla possibilità di conquistare il secondo posto e diverse chance per approdare in Serie C. Squadra in crescendo, che in maniera costante ha scalato le posizioni e davvero con merito adesso prova a conquistare una vittoria odierna che potrebbe davvero cambiare le sorti di questa stagione regolare e conquistare un secondo posto davvero inaspettato alla vigilia. 2-0 intanto per Giovinazzo, 25-9 il punteggio del primo parziale. Anche Giovinazzo aveva le sue chance, vuole a tutti i costi vincere per cercare di concludere al meglio la stagione regolare. È quarta al momento, deve guardarsi le spalle, per cui insomma ha necessità di far sentire la propria voce. 3-0 il parziale intanto. Attacco buono, il primo del secondo set, che era cominciato con il 3-0 del Giovinazzo. Difficoltà per Giovinazzo e Ruvo si rifà subito sotto, 2-3. Break contro break. Bernardi adesso in battuta. Attacco vincente adesso per Giovinazzo, che prova a sbloccarsi dal punto di vista psicologico. 4-2. Decisione tra Natarico e la De Lucia, si chiariscono. È opportuno e giusto non correre rischi. Se ne va la battuta di Bisurelli, 5-3. Può attaccare la Tecno Switch, murata però la Marinelli, e allora Giovinazzo si fa sentire. 6-3. Battuta sempre con Cervelli. Se ne va la sua battuta. De Lucia adesso in battuta, hanno avuto tante difficoltà a difendere questa rotazione e questo servizio. Cervelli attacca De Lucia, c'è Galantino per Natalicchio, murata. Galantino fa passare la palla dall'altra parte. Bavaro con qualche difficoltà, Giovinazzo con calma. Di Pierro per Natalicchio, la chance ancora per la Tecno Switch, ma il libero ospite è presente. Galantino, ottima in ricezione. Occhio a Sciacalepre, attacco difeso dalla Maldari. Occhio a Di Pierro, dopo il bunker di De Lucia, Galantino la rimette dall'altra parte. Scambio lungo, il più lungo del secondo set, chiuso con questo colpo a sorpresa del Giovinazzo. E allora 7-4 il parziale.
non trova continuità al servizio Giovinazzo. Arriva l'errore anche di De Nicolò al servizio. Il muro adesso delle Ruvesi, Cervelli dall'altra parte, De Lucia, Ciancalepore, niente da fare, Cervelli, la rimettono dall'altra parte, Bernardi, Vanataricchio, tacco vincente, 6-7, dimezzate le distanze, Tecnoswitch che ha capito che dall'altra parte c'è un avversario ritrovato che deve assolutamente aumentare la costanza dei suoi colpi, più cattiveria rispetto all'inizio del secondo set. Servirebbe adesso bene Marinelli, Galantino, va Natalicchio, il muro va a sporcare l'attacco di Natalicchio, punto numero 7. Non riescono i miracoli alle ospiti. Errore in battuta, comunque sono riusciti nell'impresa di ridurre le distanze, 8-7. Adesso tocca alla Mastropasqua. Natalicchio, Galantino, Bernardi, la palla passa, attacco per Cervelli, difeso da Galantino, Di Piero in bunker, la alza per Ciancalepore, il capitano, difesa da De Nicolò, Cervelli per Maldari, Bernardi c'è, Galantino si affida ancora a Ciancalepore, arriva l'invasione del capitano, 9-7, anzi la palla è andata al di là della sticella, palla out, questa è la chiamata arbitrale. De Lucia, Galantino, attacco out della Bernardi, riscappa ancora una volta nel corso di questo secondo set il Giovinazzo. De Lucia, Galantino, attacca Ciancalepore, una volta va col tocco morbido che crea tanti problemi a Giovinazzo, Maldari col palleggio, poi Natalicchio in bunker, Galantino si affida ancora a Ciancalepore, arma il braccio, arriva il punto numero 8, bene Galantino a ritornare da Ciancalepore a dare fiducia alla sua compagna di squadra, ne arriva il punto numero 8. Niente da fare, palla e non passa la rete, battuta da dimenticare. Di Piero, problemi ancora in difesa per Giovinazzo. Ciancalepore, Galantino, attacca De Lucia, niente da fare. Giovinazzo attacca per aumentare il vantaggio. Natalicchio, ancora Maldari, Cervelli, De Lucia in bunker, sta facendo i miracoli in difesa la De Lucia, è in attacco che ha qualche problema a chiudere gli attacchi, la formazione ruvese. Di Piero va a prendere una palla che sembrava essere destinata a uscire out. Time out chiesto da coach Incerti. Riprende a giocare, arriva l'errore da parte del Giovinazzi, allora un secondo set completamente diverso rispetto al primo, chiuso 25-9 dalla formazione ruvese che adesso invece è sotto 9-12, 4 punti di vantaggio del Giovinazzo. Ancora Natalicchio, Cervelli, Galantino, De Lucia col muro che lavora bene stavolta. Cervelli
salito di rendimento il giovinazzo. Adesso c'è De Lucia che porta a casa il punto numero 10 per la Tecno Switch. Natalicchio dopo il time out chiesto da coach Incerti. Arriva subito la reazione infuocata da parte della formazione ruvese. Natalicchio Cervelli, Di Pierro, Galantino, alza per De Lucia il backer, poi Cervelli, Maldari, Sciancalepore, Bernardi, De Lucia, Bernardi, punto numero 11, riduce il gap, l'attacco on switch si rifà sotto, pronta adesso ad agganciare gli avversari con Natalicchio in battuta. Il muro di Bernardi, la palla che però finisce al di là della linea laterale. Comunque è stato un momento propizio per la squadra ruvese. Arriva l'errore poi battuta del Giovinazzo. Cervelli attacca per la parità. De Lucia pisce in pieno la crismale, ancora De Lucia, Galantino per Sciancalepore, Cervelli in backer, Sciancalepore, Galantino, brutta palla per la De Lucia. Giovinazzo fatti di due punti. Natalicchio, Galantino, De Lucia, stavolta non sbaglia. Appena ne ha l'opportunità, sono guai seri per gli avversari. 13 a 14, braccio armato. Quattordici pari, servizio vincente della Galantino. Con due battute vincenti ha messo KO Giovinazzo nel corso del primo set, sulle prime palle set. Adesso riaggancia la parità. Si riprende a giocare, parità. Galantino ancora, da volta finisce in rete. Abbiamo lodato le sue qualità al servizio. Arriva l'errore puntuale. 15-14. Lucia, Galantino ancora, Sciancalepore, Murata, prova a riscappar via Giovinazzo, non si passa, c'è la De Lucia lì, un incubo, mettere così a posto e va in battuta. Passa la De Nicolò, suo attacco, punto numero 16 per Giovinazzo. De Nicolò, Galantino, Sciancalepore, parità, e adesso si va con questa alternanza di vantaggi. Provo non è mai stata avanti nel parziale nel corso di questo secondo set, ci prova adesso sulla battuta. Cervelli tiene.
colpo morbido sotto rete, punto numero 17 per Giovinazzo. Adesso sta giocando molto bene, è stato avanti anche di 4 lunghezze nel corso di questo secondo set, non deve abbassare la guardia la squadra ruvese. Tacca out, la misura è lì, parità, punto numero 17. Eccolo qua, il primo vantaggio arriva sul servizio della Sciancalepore. Ancora Misurelli, 18 pari. De Lucia in backer. Galantino, Murata, la Nataricchio. Galantino Di Pierro. Arriva il punto numero 19. Il parziale. Ancora Cervelli, Natalicchio, Galantino, Sciancalepore attacca. Cervelli, De Lucia, Galantino, ancora De Lucia. Giovinazzo fa il miracolo, rimane in piedi, ne ora serve un altro sforzo, sempre con De Lucia, stavolta tenuta bene. Da Giovinazzo che attacca con Cervelli, ma solo Bacher può rimettere dall'altra parte. Ancora pallonetto a sorpresa, Cervelli fa un miracolo. Misurelli e poi palla rispedita dall'altra parte. Bernardi, 20-18, allunga allora la Tecno Switch, momento che conta. Arriva la Bernardi, punto numero 20. Time out, Giovinazzo si riprende allora. E su questa rotazione ha sofferto tantissimo Giovinazzo. Ruvo è riuscita a colmare il gap di 4 punti in precedenza, adesso aveva provato ad aumentare il vantaggio dimezzato dall'attacco del Giovinazzo. 20-19 nella zona di conflitto, palla scomoda per le ruvesi, punto Giovinazzo che adesso va in battuta con Mansardi. De Lucia tiene il muro del Giovinazzo, Galantino alza per Sciancalepore, è un pallonetto che praticamente un palleggio che ha messo in grossa difficoltà le ragazze ospiti. Invasione adesso, punto numero 21 per la Tecno Switch. Bernardi, tocca a lei provare a infilare i colpi decisivi a conclusione di secondo set. Diagonale vincente di Cervelli, 21-20, Misurelli in battuta. Natalicchio c'è, Galantino non può attaccare, dalla seconda linea ci prova Sciancalepore, Bavaro,
alza per De Nicolò, palla scomoda ad attaccare, tocca a De Lucia adesso, tenuta De Nicolò, Cervelli fa esplodere la sua potenza, palla che finisce in lunghezza fuori, 22-20. Niente da fare, 23-20, allora è il momento decisivo della partita forse. Prova a due punti dalla certezza di conquistare almeno un punto. E quindi di agganciare Molfetta, 24-20, e la Galantino col suo servizio aveva chiuso il primo set. Prova a fare identica cosa in questo secondo, ci sono quattro palle set, poi sarà 2-0. Ancora Galantino e ancora appunto e finisce qui 25-20 dopo il 25-9, la tranquillità per la possibilità di approdare al secondo posto per Attack on Switch. Terzo set, allora un passo dal secondo posto la Attack on Switch. Giovinazzo che aveva cominciato bene il secondo set avanti anche di 4 lunghezze, poi il rullo compressore Attack on Switch nella fase calda, soprattutto sfruttando la rotazione che ha visto la Galantino al servizio, è riuscita prima ad agganciare gli avversari e poi ad operare il sorpasso. Attenzione al punto numero uno in questo terzo set per la Bernardi, difficilmente la Tecno Switch farà sorprendere in questo parziale. Adesso con Bernardi va in battuta. La Maldari riesce con qualche difficoltà a mettere comunque la palla dall'altra parte. Misurelli sporca a rete la conclusione provata dalla De Lucia. Shankaleper dalla seconda linea. Attacca out. 2-1 per Giovinazzo, che anche in questo terzo set comincia avanti nel parziale. De Lucia, Galantino, Marinelli, confusione in casa Giovinazzo, punto numero 2 per la Tecno Switch. Giovinazzo è stato avanti anche di 4 lunghezze. Galantino scatenata al servizio, ci torna. Lei ha deciso il primo e secondo set. Continua con una serie di battute vincenti con quel lungo linea davvero incredibile. 3-2. L'arbitro va al tavolo. Qualche attimo in cui bisogna un attimino rivedere la rotazione del Giovinazzo. Credo che i problemi ci siano quel che concerne la rotazione del Giovinazzo. Si può riprendere Galantino. Si fa sentire a rete Marinelli, Galantino, Shankaleppore in rete, 3-3. Comunque per la prima volta avanti nel parziale la squadra ruvese, 3-3. Misurelli, Di Pierro, Galantino per De Lucia, palla difficile da attaccare, comunque riescono a rimandarla dall'altra parte adesso le rovesi,
Cervelli ci arriva con un attimo di ritardo e poi arriva l'errore. 4-3. Match che sembra essere stretto. A mettere le mani delle Ruvesi basta forse un non niente per far prendere il largo in maniera definitiva la Tecno Switch. 5-3 il parziale. Ancora De Lucia. Sei tre. Frazione sul palleggio. Sempre De Lucia in battuta. Cervelli attacca abbondantemente fuori. C'è stato un tocco però. E allora questa deviazione vale il punto numero 4 per Giovinazzo. 6-4, Cervelli in battuta. Natalicchio. Galantino alza. Ancora per Natalicchio, fa tutto lei. Punto salvato dalla reattività del Giovinazzo. La palla non cade, cade adesso. 7-4. Giovinazzo con Cervelli, palla di poco sopra il nastro. Natalicchio attacca una mano nella zona di nessuno. 8-4. Ne avevamo detto, match che dava davvero l'impressione di poter capitombolare da un momento all'altro verso casa. Tecno Switch 8-4. Cervelli attacca outro V4. Sembra ormai finita questa partita. Tecno Switch dalle molteplici motivazioni. La volontà di chiudere assolutamente al secondo posto la regular season. Poi si vedrà quello che accadrà. 10-4. Nel frattempo c'è ancora un punto vincente sul servizio. Il time out obbligatorio per Giovinazzo. 10-4. Marinelli in battuta. Ormai match che sembra potersi considerare da archiviare. Ancora il muro della Tecno Switch. Cervelli la rimette dall'altra parte. Un ciclone Tecno Switch. De Lucia ancora. Continua la serie incredibile di miracoli. 10-5. Giovinazzo ha subito il contraccolpo nel corso del secondo set, quando era avanti di 4 punti. Si è trovata ribaltata. De Lucia in bunker. Galantino. Undici-5. Ancora Di Pierro, ottima in ricezione, palla difficile da attaccare per Natalicchio, invasione. 11-6. De Lucia, Galantino, arriva a sciancare per dalla seconda linea. Giovinazzo riesce nel miracolo di non toccare il soffitto, di rimandare la palla di là, ma poi Bernardi chiude il punto numero 12 per la Tecno Switch. 12-6, 2-7-0 soprattutto già alle spalle. E allora occhio a Natalicchio in ricezione. Ovviamente comincia un po' di festa qui in casa Ruvo. Stagione straordinaria da confezionare con la ciliegina sulla torta.
13-6. Garantino. De Lucia attacca. Niente da fare. Si deve rigiocare Cervelli su Sciancalepore. Galantino, occhio a De Lucia, palla difficile da attaccare, c'è una deviazione, 14-6. I colpi decisivi, Natalicchio in battuta a creare il solco definitivo per il 3-0. Cervelli. Sciancalepore. Maldari. Galantino adesso. De Lucia. Ancora Galantino. Attacca out Bernardi. 14-7. Vantaggio comunque rassicurante. Galantino, De Lucia, punto numero 15, da tempo che non timbrava il cartellino. Giovinazzo che comunque onora il suo quarto posto. Se ne va, punto numero 16 per Atakrosovic. E occhio perché va la Galantino in battuta, regalato davvero pochissimo, creando tante difficoltà. De Lucia. Brava! Galantino, il suo palleggio non mette in difficoltà Giovinazzo. Attacca Cervelli, bene Natalicchio, ancora Galantino per De Lucia, attacco lungo linea vincente, 17-8 più 9 scatenate le ragazze di Coach Incerti, alle quali nulla è precluso. Galantino, Sciancalepore attacca out, 17-9. Galantino, De Lucia, diagonale difeso, però Giovinazzo non ha la forza per contrattaccare, allora Natalicchio alza per Galantino, da Marinelli, invasione, 18-9. Conto alla rovescia ormai. Diciannove a 9, 10 punti di differenza tra le due squadre. Ormai si attende che la Tecnoswitch con regolarità porti a casa questo terzo set. Missione compiuta dunque per la Tecnoswitch, finisce seconda alle spalle di Biscelli che ha dominato in lungo e largo.
questo campionato. Natalicchio in gran forma anche quest'oggi, 20-9 il parziale. De Lucia, Giovinazzo fa qualche po', Di Pierro fa un miracolo, De Lucia, poi Galantino, palleggio mette difficoltà alla squadra ospite, ancora Di Pierro, gran miracolo, a fil di rete, punto numero 21, era complicato questo qui, proprio a fil di rete, giocata con grande intelligenza questa palla da Natalicchio. Tacco che vale il più, 20, il più 12, 21-9. A 4 punti dal match, a 4 punti dal secondo posto. De Lucia. Galantino, ancora per Natalicchio. Una palla più difficile dell'altra. Un punto più spettacolare dell'altro. 22-9, si esalta la Natalicchio adesso. E allora ci siamo. E il countdown verso il secondo posto. Verso una fase d'orologio davvero molto affascinante, molto suggestiva. Per la squadra ruvese. 23-9, punto diretto sul servizio. E Sonia De Lucia ha deciso di voler chiudere. In fretta e furia questa pratica, Natalicchio, la rete non l'aiuta, sarebbero state 15 palle match. Galantino, ancora Natalicchio, stavolta murata, Di Pierro va da Sciancalepore, il capitano però va in bunker. Maldari, Giovinazzo attacca in campo, 23-10, nessuno protesta ovviamente, a due punti dal match da Tecro Switch. De Lucia fa un gran miracolo, ricezione adesso alla palla del 24esimo punto, la Tecro Switch la mette a terra grazie a Sciancalepore che l'ha griffata. 24-10, ben 14 palle match. Marinelli in battuta, l'aiuto del nastro. Cervelli, Galantino, De Lucia, Sciancalepore, tocca al capitano dare la benedizione su questo match. Giovinazzo tiene, Natalicchio dice che è finita, secondo posto per la Tecno Switch Nuvolleiruvo, 3-0. Troppo forti le motivazioni delle ragazze ruvesi che alla fine hanno prevalso sulla squadra ospite ed è davvero un grandissimo risultato questo qua. Secondo posto, squadra che è cresciuta di settimana in settimana ottenendo questo secondo posto davvero spettacolare. Paolo Pinto vi saluta e vi ringrazia, alla prossima.